altre volte, stiamo compiendo uno sforzo enorme per stare vicino a chi in questo momento si trova in una situazione di difficoltà economica, se non di assoluta indigenza. Lo abbiamo fatto attingendo da quei fondi regionali, mettendo anche dei fondi comunali. Sono state prodotte in queste settimane 2.200 domande. Quindi abbiamo oggi un dato che si stabilizza in 2.200 persone che chiedono aiuto al comune, chiedono assistenza, chiedono supporto. E da questo punto di vista, avendo adesso la contezza, la conoscenza precisa della platea di cittadini che chiede di essere assistita e supportata, da un conteggio delle risorse fatte, abbiamo anche pensato di rimodulare, di rivedere, incrementandone l'importo, dei contributi che destiniamo alle famiglie bisognose. In precedenza, voi sapete, avevamo previsto dei determinati stanziamenti, oggi siamo nella convinzione di poter incrementare in positivo quegli importi, dando un supporto maggiore alle famiglie. Allora, partiamo da un dato. Coloro i quali hanno prodotto domanda sino ad oggi, 25 di aprile, al termine di questa mia diretta sarà già disponibile sul sito il link della nuova domanda che dovranno riformulare e che scadrà il 4 di marzo, quindi di maggio. Quindi da oggi sino al 4 di maggio prossimo venturo potranno riproporre la domanda. Naturalmente è anche attivo sin da subito, da lunedì, un numero dove ognuno di voi potrà chiamare per avere informazioni, un numero dedicato a dare solo informazioni, diverso da quello che abbiamo dato le altre volte, che invece riguardava gli anziani, il pronto farmaci e l'assistenza. Questo numero a cui da lunedì potrete chiamare per avere ogni informazione, oltre ogni ausilio ritenuto necessario per produrre telematicamente la domanda è lo 0882 339 442. Ripeto, 0882 339 442. A questo numero, coloro i quali avranno difficoltà, problemi nella compilazione o nell'invio telematico della domanda, che da stasera è già disponibile sul sito, da cui potete attingere. Coloro i quali avranno difficoltà possono chiamare questo numero e chiedere informazioni e chiedere aiuto. In precedenza avevamo stabilito un'erogazione settimanale del contributo. Ci siamo resi conto che probabilmente più che un'erogazione con cadenza settimanale, più opportuno, più agevole, più semplice anche per l'ufficio, una erogazione del contributo con cadenza mensile, quindi non verrà più erogato settimanalmente, ma mensilmente. Gli importi che sono stati fissati da una delibera di giunta, perché quello che vi sto raccontando costituisce oggetto di una delibera di giunta, prevede un'erogazione al capofamiglia, naturalmente parliamo di erogazione mensile, di 160 euro al padre di famiglia, al capofamiglia. Ogni componente della famiglia mensilmente avrà 40 euro. Questi 40 euro si raddoppiano e diventano 80 euro se nel nucleo familiare vi è un componente di età inferiore ai 3 anni. Perché si raddoppia la posta per componenti di età inferiore ai 3 anni? Perché ci siamo resi conto che le spese di sostentamento di un bambino di 2 anni sono certamente superiori alle spese di sostentamento di un ragazzino di 10, 11, 12 anni, tenuto conto dei pannolini, tenuto conto delle pappine, gli omogenizzati, tutto quello che occorre per mantenere, per dare l'occorrente a un bambino che ha meno di 3 anni. Quindi, ribadisco, ripeto, cadenza mensile 160 euro al padre di famiglia, 40 euro ad ogni componente, 80
se il componente della famiglia ha un'età inferiore ai 3 anni, e quindi di fascia di età compresa dai 0 ai 3 anni. Chi può fare domanda? La domanda la possono fare esclusivamente coloro i quali hanno residenza o domicilio nel comune di San Severo. Pare scontata questa precisazione e non lo è, perché dalla prima ondata di domande, tra quelle 2200 domande, vi erano anche persone che avevano inoltrato istanza e non avevano domicilio e residenza nel comune di San Severo, addirittura erano irreperibili perché non rintracciabili dall'ufficio anagrafe. Coloro i quali dalle nostre liste anagrafiche non avranno ufficiale residenza o domicilio nel comune di San Severo e che quindi formalmente, ufficialmente sono da ritenersi irreperibili, non saranno i beneficiari del contributo. Il contributo, nella misura che vi ho poc'anzi specificato, è la misura massima. Poi verrà diciamo modulato anche sulla base degli introiti della famiglia, al netto di fitti e mutui. Quindi coloro i quali avranno una certa capacità reddituale avranno il contributo nella misura massima. Coloro i quali invece avranno una capacità reddituale superiore vedranno proporzionalmente limitato il reddito. Si arriverà poi fino all'ultima fascia, quella diciamo meno bisognosa, in cui in sostituzione al contributo monetario verrà riconosciuto il pacco alimentare. Perché abbiamo scelto di fare così? Abbiamo scelto di fare così perché in questo momento riteniamo che tutti debbano essere aiutati in misura diversa, in misura proporzionata rispetto all'effettivo stato di bisogno. Quindi cerchiamo di non lasciare fuori nessuno. Quindi anche coloro i quali hanno nel loro reddito, diciamo, il limite massimo indicato nella delibera di giunta, in sostituzione del contributo economico vedranno riconosciuto il pacco alimentare. Quindi la raccomandazione che vi faccio è di attivarvi subito sul sito per scaricare la domanda. Il termine finale di scadenza per la presentazione della domanda è il 4 maggio del 2020. Se avete difficoltà, problemi e avete necessità di essere assistiti dall'ufficio, il numero a cui potete chiamare è lo 0882 339 442. Naturalmente come funziona il sistema per i percettori di questo contributo economico? Come funziona? Abbiamo deciso, ve l'ho già detto, di non dar luogo a nessun coupon, nessun buono cartaceo, anche perché ci siamo resi conto che poteva costituire oggetto di mercimonio, di commercio, chi se lo vende, chi se lo presta. Quindi il contributo verrà accreditato direttamente agli aventi diritto sulla tessera sanitaria. Quindi non c'è bisogno di venire qua, o nel momento in cui la domanda telematicamente viene prodotta e viene riconosciuto il diritto, l'importo a cui si ha diritto verrà direttamente accreditato sulla tessera sanitaria. La tessera sanitaria funziona come un bancomat, naturalmente negli esercizi commerciali che si sono inseriti in quel sistema di rete. Allo stato attuale io faccio invito a tutti gli esercenti della città di San Severo di accreditarsi, di entrare in questo sistema, perché come ho detto prima noi abbiamo interesse a che tutti lavorino e abbiamo interesse ad evitare qualsiasi possibilità di assembramento. Quindi maggiore è il numero delle attività commerciali che si accreditano, minore sarà la possibilità dei cittadini di concentrarsi tutti nello stesso esercizio commerciale. Quindi più alto è e maggiore è la platea di esercenti, minore è la possibilità che ci possano essere assembramenti. Allo stato attuale c'è un avviso a cui tutti gli esercenti possono fare domanda con una semplice mail, viene trasmessa una mail e l'ufficio poi direttamente
chiama diciamo, la persona che ha fatto la domanda per concertare e per attivare questo sistema. Allo stato attuale gli esercizi commerciali che hanno si sono accreditati in questo sistema sono, io ve ne do lettura, alcuni sono già attivi, altri in attesa di attivazione. Benzina Bevande SRL, in attesa di POS, quindi nei prossimi giorni sarà possibile andare anche da Mezzina. Forno San Rocco di Antonio Cascitelli, in attesa di POS. Selvaggio Vincenzo, in attesa di POS. Cinzia Olearia, anche questa in attesa di POS. Alfredo SRLS, già attivo. Macelleria Bellotti Vincenzo, in attesa di POS. Supermarket Delfino, in attesa. Cooperativa Sociale Attivamente, in attesa di POS. De Bellis Pietro e Bruno SNC, in attesa. San Severo SRL ex Farmacia Fabrizi è in attesa. Il Pifferaio di Palladino Ciro Luca è in attesa. Business Antonio Mazzocco, in attesa. Supermercato Deco è già attivo. Super Risparmioso, già attivo. Mago Gest SRL, il DOC, è già attivo. Conad Megastore è già attivo. Farmacia Ariano, già attivo. Despar, da attivare. Naturalmente questo elenco lo potrete consultare sul sito quotidianamente e quindi potrete prendere visione di chi è già attivo, di chi ha fatto domanda e è in attesa di attivazione, chi invece è in attesa materialmente di ricevere il POS per poter procedere alla lettura della tessera sanitaria. Questo è l'elenco ad oggi, però ognuno di voi può andare sul sito internet e verificare quotidianamente l'elenco degli esercizi che si sono accreditati e quelli che sono già attivi o in fase di accreditamento. Voglio anche dire che questi soldi, questi importi che vengono accreditati nella misura poc'anzi specificata che vi ho raccontato, sono spendibili fino al 31 di luglio del 2020. Che cosa sto voglio significare? Che se sulla mia tessera sanitaria per il mese di maggio è stato accreditato l'importo di 280 euro, se la mia spesa mensile, dico per dire, è per importo inferiore a quello accreditato, il residuo 10, 20, 30 euro, quel che sia, non speso in quel mese, non è che viene ad essere perduto, ma va comunque a rimorchio sulla mensilità successiva. Ed è spendibile questo importo fino al 31 di luglio del 2020. Quindi lo abbiamo previsto per evitare che un qualsiasi nucleo familiare, pur di spendere, procede a spese inutili. Allora tranquilli, se riuscite attraverso le capacità di bravi amministratrici, delle nostre mogli e compagne e donne presenti in casa, spendete di meno, quell'importo non speso non va perduto, ma lo potete spendere anche nel mese successivo e comunque fino al 31 luglio del 2020.